Buoncomo con solide marcature, uomo in difesa, un carbone ispirato e un tandem d'attacco, caccia Amoruso nella ripresa, pericoloso. Ma tutto questo non è bastato alla squadra di Fascetti per conquistare i tre punti, merito del Parma, oggi in emergenza in difesa, ma abile a sfruttare ogni occasione con grande concretezza. Nel Como rientra Juarez in difesa, dove ha confermato Thomas, centrocampo a 5 con caccia e carbone di punta, da un cross dell'esgranata all'undicesimo, primo pericolo per il Parma, poi ancora di testa sull'assist di Binotto, provvidenziale Paolo Cannavaro a salvare sulla linea. Tra gli emiliani, inedita coppia centrale difensiva Cardone e Cannavaro per sostituire gli squalificati Bonera Ferrari. Prandelli conferma il 4-3-2-1 con Muto in Akata a sostegno di Adriano. Dal giapponese al 16esimo grandestro interviene Brunner. Al 29esimo contatto Tarantino Mutu nell'area lombarda. Per il signor Palanca di Roma nessun dubbio è rigore. Dal dischetto va Mutu. Parma in vantaggio, decima rete stagionale per il rumeno che con Adriano viaggia sulla media gol record per diventare la nuova coppia d'attacco giallo-blu, regina del gol. Nella ripresa Fascetti decide di gettare nella mischia Nicola Amoruso, l'esordio in maglia ariana, esce Rossi, è proprio nuovo entrato, pericoloso subito in avvio, ma il tiro è debole. Como determinato alla ricerca del pareggio, l'undicesimo ben arrivo a terra in area corrente, rigore per i Lombardi. Dal dischetto caccia, neutralizza Frey, ma l'arbitro fa ripetere perché Lamouchi era arrivato all'altezza del dischetto. Tra le proteste, ancora caccia per la seconda volta, stessa direzione, Frey in angolo e festeggia questa volta il portiere francese. La partita si ravviva, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra, il sinistro di Adriano insidioso al 16esimo, ma Brunner è attento. 19esimo, la nuova coppia d'attacco lariana, caccia Amoruso, semina il panico nell'area parmense sul rovesciamento di fronte, prodezza di Mutu, rovesciata da manuale, ma la forza e la direzione non possono impensierire Brunner. Insiste il Como, 21esimo, cross di Music, stacca caccia e il pareggio. Prima rete con la maglia del Como, terza stagionale per l'ex piacentino. Nel replay la prodezza di caccia, pronta replica del Parma al 24esimo, gran destro di Barone, trema la traversa. Al 29esimo ancora Como, Carbone chiama gli straordinari, Frey sulla respinta, intervengono prima caccia, poi Pecchia, subentrato a corre in traversa, questa volta targata Como. Sbanda la difesa del Parma, i lariani ne approfittano, buon lavoro di Carbone per il controllo della battuta rete di Amoruso. Como in vantaggio al 34esimo, prima rete stagionale dell'ex perugino, da rivedere la sua prodezza. 42esimo, Cannavaro lanciato rete, entra nella morsa Music e Coè per Palanca e rigore, ancora Mutu dal dischetto, tocco morbido del rumeno per il 2-2. 11esima rete stagionale per Mutu, ancora emozioni nel convulso finale, l'arbitro annulla un gol di Cannavaro per una probabile posizione di fuorigioco di Pierini, subentrato ben arrivo. Finisce 2-2 tra Como e Parma e prosegue l'imbattibilità delle due squadre nel 2003, ma la divisione della posta premia sicuramente di più gli emiliani. Linea a Fabrizio Maffei.